Non ho potuto fare a meno di notare che non ha insistito per venire con noi. Non mi sono arreso nell'ultima guerra e ora non intendo certo lasciare la città a un branco di vermi fosforescenti. Giusto, Bernie? Giusto. Siamo troppo vecchi per andarcene. Quindi ce ne staremo seduti e faremo fuori tutto ciò che si muove. Ok, Baird, Cole, voi andate a cercare rinforzi. Sottomarino no, se non ci facciamo aiutare siamo fottuti. Abbiamo bisogno di un trasporto, di armi e di chiunque sia in grado di combattere. Ok, andiamo! Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Gears of War 3. Campo di emulsion davanti a noi. Calma, gente. Marcus, non c'è altro modo per raggiungere Mercy. Dovremo attraversare quella merda. Andiamo bene. Non abbiamo scelta, Marcus. Dobbiamo andarcene. Ok, a tavoletta. Via, via, via. Abbiamo fatto in tempo. Occhio! Abbiamo ancora i river alle calcagna. Perfetto. Arrugginite e piene di vapore. Proviamo a bucchere l'arma. Tenetevi gente, ci passiamo a malapena. Ha funzionato! Ci schianteremo se non creiamo un varco. Capisco perché mia non sparano. La nostra via d'uscita, concentratevi. Oh sì, è così che si fa. Ok, vediamo cos'altro ci hanno preparato. Iniziamo bene. Ehi, blocco stradale più avanti! Dizzy, vieni davanti e sbarazzati di loro! Partiamo! Ecco sparito il mio bonus per guida sicura! L'altra madre no, mi prego. Potevamo starci nel sito, no? Porca miseria. Mi pare di averla cegata. Chiudo la mia macchina. Non le voglio le rose. Tu sei il navigatore, no? Dove siamo? È un aeroporto più avanti. Una volta lì, la strada per Mercy è libera. Vedete l'aeroporto lì davanti? Già! Ad aprire la porta ci penso io! Come te la passi, Dizzy? Perfetto. Ci sarai, troica. Attenzione! Terminato! Cazzo, Marco, non ti sto a venire! Ma
Jace. Maledizione, siamo intrappolati nella sabbia. Jace, portati fuori da qui. Sta provando, non si muove, un attimo. Andiamo con partita. Teniamoli a bada fino a quando non potremo andarcene. Come va, Jace? Ci sono quasi. Beh, cerca di sbrigarti, abbiamo poco tempo. Ecco, andiamo. Via, via, via. No. Jace, attenzione ai razzi! Faccio io! Ma come faremo? Possiamo sfondare la barriera fino a quando c'è il Brumac! E se ci passassimo sopra? Oh sì, io ci sto! Avanti! Stacchiamogli la testa! Brumac! Ciao! Farà proprio male! Gli abbiamo mozzato la capa! Guardatevi le spalle, gente. Ci siamo lasciati indietro un bel po' di vermi incazzati. Più pochino le mie mutande, questa credo sia la frase dell'anno. Ho già capito in che parte del gioco siamo. Già mi sento triste. Chi l'ha già giocato Gears of War 3 sa perché mi sento triste in questa zona. Non avevi detto che questa città era occupata? Sì. Era più affollata di un alveare fino a qualche mese fa. Non si lascia un deposito di carburante così. Ok. Occhi aperti. Se vediamo dai vermi, dovremo andarcene in fretta. Merda! Sembra che abbiano disattivato la pompa principale! I comandi devono essere lungo questa conduttura. D'accordo, seguiamola. Jace, Dizzy, voi restate qui mentre noi esploriamo la città. Città fantasma, atto 3, capitolo 4. C'è nessuno? Ci serve solo del carburante. Buca. Ok, munizioni. Già per cominciare vanno più che bene. Niente da fare, non ci vanno bene. Da quando non torni qui, Dom? 15 anni. La famiglia di Maria è sepolta vicino alla chiesa. Volevo seppellirci anche lei e i ragazzi, ma... Ok, qua mi pare che non ci sia nient'altro. Seguiamo la conduttura da qui in poi. Andiamo piano perché in questo momento non stiamo combattendo, non voglio perdere niente. Che cacchio, ok. Ehi, fermi tutti. Guardate, la conduttura è minata. State allerta, gente. Potrebbe essere un'imboscata. Rileva i movimenti, attento! Beh, fin qui tutto bene.
Nessun segno di lotta, né di vermi. C'è l'emulsion qua, è opera di qualcun altro. C'è un'altra carica. Non è una trappola, ha un sabotaggio. Disinneschiamola e proseguiamo. Ok. Voleva proprio al riparo. Ehi, non sparare, siamo Gears. Giù le mani da quelle maledette cariche. Hai minato tu le condutture, vuoi far saltare in aria tutto? Sì, devo impedire a questa piaga di diffondersi. Lasciatemi finire il mio lavoro. Quale piaga? C'è un'epidemia. E io come diavolo faccio a saperlo? È come una specie di febbre. La gente ha iniziato a bruciare, urlare e lottare. Sono impazziti. E io non ho intenzione di finire come un cane rabbioso senza più niente di umano. Conviene venire con noi. Possiamo aiutarti. No, è troppo tardi. Lasciatemi in pace. Ehi, torna qui. Dobbiamo sapere dove hai piazzato le altre cariche. Ok. Beh, un tipo interessante. Molto interessante. Di qualunque febbre stesse parlando, spero che non sia contagiosa. Seguiamo la conduttura e riattiviamo la pompa. Ehi, Tom, là c'è una città. Sì, è Char. O quello che ne rimane dopo l'impatto del martello. Gli arenati si raffinavano da soli il combustibile. Se qui non ce la facciamo, sarà quella la prossima fermata. Ok, aspettate, c'è un foglio di... di giornale, diciamo così. Stay out. Stata la girata al largo. Un messaggio che già subito fa capire l'ospitalità della città. G, non scappare, siamo dalla tua parte. Dov'è finito? Magari è lui che è impazzito e gli altri si nascondono da lui. Pazzo bastardo. Sembra che la conduttura porti dritta nelle fogne. Andiamo. Odio le fogne. Spero che si possa arrivare qua, perché credo che ci sia qualcosa. Se no non ti vedrebbero una strada che porta lì, no? Vedete appunto? Mai dire di no alle granate incendiarie, o no che siano. Che credo che nella mia prima partita sono stato abbastanza intelligente da vederle queste. Non ci starebbero qua. Credo che è passato tanto di quel tempo quando ho giocato a Gears 3 che non ricordo un cazzo. Il vecchio potrebbe essere qui sotto. Nelle fogne? Come no? Oddio, è quel vecchio pazzo. Ma cosa l'ha ucciso? Ok, massima attenzione, tutti. Va bene, qui gli spazi sono ristretti, per cui dividiamoci e cerchiamo di mantenere lo spazio necessario. Don, Sam, a destra. Anya, vieni con me. Signora, si sente bene? Le ultime parole famose. Chi è stato? Cosa è successo? Contagiano gli
Bene. Sono abbastanza debolucci. Un culo, eh. Uniti. Il fatto che dicano uccidi mio umano mi pare che non sia un messaggio di positività. Andiamo bene. No? Ma che cazzo? Dobbiamo far scendere quella rampa! Quella rampa, aspetta. Sono degli splendenti umani. Mi prende per il culo. Magari dobbiamo impedirgli di uscire. Prima dobbiamo attivare la conduttura. So che siamo nella merda, ma questo tubarino non funziona. Pisto e liquore. Non preoccuparti, ce la faremo. Come cazzo ci arrivo lassù? Da qui, ma magari non ricordo un cazzo. Ah, oh, ok. Da qui. Apriamo il cancelletto. Prima le signore e poi i signori, ovviamente. Denti umani. Ci credo che il vecchio volesse far esplodere tutto. E così finiremo anche noi come loro. Non più umani. No, noi ce la caveremo. Prendiamo il carburante e ce ne andiamo. Merda. Venire qui è stata una mia idea. Scusa, Marcus. Ne valeva la pena. Ora sappiamo che se non facciamo qualcosa, la razza umana potrebbe trasformarsi in splendenti. Potrebbero diventare di brillanti, come posso dire, dei zombie brillanti. Ah, merda. Ehi, lassù! Arrivate alla mitragliatrice, è ancora carica! Forza, tua persona è a quella mitragliatrice! Merda, abbiamo già finito i colpi. Un culo.
Bruciate, figli di buona donna. Ok. Potrei andare avanti tutto il giorno. Ragazzi, presto, venite qui! Salite le scale! Un attimo, dammi 5 minuti. Dai, Tom, sali, sali, bravo, bravo. Ora ricaccerei su ste cose, però. Possiamo lasciarle così. Non si arretrano, per carità. Grazie per l'aiuto. Years, siete le ultime persone che ci aspettavamo di vedere. Ehi, ti senti bene? Sto bene, però, ma lui non è messo troppo bene. Così che comincia. Sì, ne avete già visti. Non è semplice, ruggine del polmone. Neanche il tempo di parlarci questo tizio, che cacchio. Munizioni, mi servono munizioni. Ok, prima di andare oltre andiamo a riprendere altre munizioni, perché ne consumeremo un bel po'. Vite in fila, mi seguo a tutti, brutti bastardi. Ok, riacco la tubatura. Siamo a posto per ora. Sembra che abbiano fatto passare la conduttura attraverso la chiesa. Forza! Non intendo finire come loro. Assolutamente no. Non preoccuparti, Sam. Ti copro io. I vermi presto saranno qui. Abbiamo poco tempo per il rifornimento. Troviamo quella pompa e facciamo scorrere il carburante. Tanto direi che il qua lo spara sparafiamme, è così finito.
Ok, ci siamo. Dom, pensiamo noi alla pompa. Grazie, ma se qualcosa va storto, non aspettatemi. Cerca di sbrigarti. Maria, tesoro, mi spiace di non averti potuto riportare a casa. Ma ora sei con i ragazzi. Ed è questa la tua vera casa, vero? Un giorno ci rivedremo tutti. Ma ora, come vedi, Marcus è di nuovo impegnato a salvare il mondo e io devo aiutarlo. Sogni d'oro, amore. Giuseppe Quincy ha la tristezza, a palate. Tizi, carburante attivo, tieniti pronto. Credo sia il comitato di benvenuto. Finiamo questo gruppo e poi ce ne andiamo da qui, ok? Gli esplosivi del vecchio distruggeranno la città. No, ma farà un buco bello grosso. Allora noi dovremmo cercare di rallentare. Come l'ho buttato giù dalla porta? Madonna mia, la granata più inutile non l'ho mai tirata in vita mia. Perfetto. Dizzy, qui abbiamo finito. Ci muoviamo. Dom, qual è la via più breve per la stazione di rifornimento? Taglia per le cripte sotto la chiesa. Durante le guerre Pendulum erano un rifugio antiaereo. Speriamo di aver ucciso lo splendente. Perfetto. Senti quei fumi di emulsion. Non sono mai stati così. Marcus, tuo padre crede che sia l'emulsion a sterminare la vita su Sira, giusto? Sì, abbiamo ucciso per procurarcelo e ora è lui a uccidere noi. Ehi, Marcus, ci sono vermi sull'autostrada! La cisterna è pronta? Sta ancora perdendo! Non posso tappare tutte le falle! Non andrà da nessuna parte! Ok, lasciala perdere e raggiungi il pick-up. Ricevuto, saremo pronti a muoverci. Cosa? Visto bene, sono sparite le casse. Ok, punto di salvataggio qua che ci fermiamo. Oggi non voglio andare oltre.
Bene ragazzi, per questo video è tutto, noi ci rivediamo settimana prossima con il prossimo video e ciao ciao ragazzi.